Buongiorno ragazzi, finalmente benvenuti in questo nuovo video. Lorenzo qua per voi. Aspetta, ma perché si vede così scuro lo schermo? Perché si abbassa la luminosità. Ah, capito? Se no, zio, tempo due minuti, la camera si spegne. Buongiorno ragazzi, finalmente benvenuti in questo nuovo video. No, aspetta, rifallo. Buongiorno ragazzi, finalmente benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono le 9:25 del mattino, ci stiamo avviando in un bel parchettino qua in zona mia. E l'abbiamo scoperto da poco, poi tra l'altro molto carino e tranquillo, soprattutto perché non ci sono tante persone la mattina, o almeno lo spero. Come avrete ben letto dal titolo, in questo video vi proporrò un allenamento full body in cui appunto andremo a eseguire svariati esercizi, faremo una sorta di circuito e ci divertiremo tutti insieme. Ok. Ora, piccolo aggiornamento, rubiamo un minuto a questo video per parlarvi appunto della situazione gara, perché per le persone che mi seguono su Instagram già sanno la situazione, invece per chi magari mi segue solamente qua appunto sul canale YouTube non sa nulla. Allora ragazzi, purtroppo situazione gara è questa: salta, ve lo dico modo terra terra, salta, salta perché purtroppo non ho dato tanto peso a una questione di costi, avevo già una spesa imminente da fare, con il fatto che poi inizia l'estate, ci sono le vacanze, sono altri soldi. Io ragazzi vi ricordo, non lavoro. Ho deciso che nonostante io mi sia comunque preparato bene e abbia affrontato un percorso abbastanza duro sotto il profilo anche mentale, ho deciso che quest'anno la gara salta. Ora sto pensando se rinviarla dopo l'estate, ma sarà una decisione che sinceramente non ho idea se portarla a termine o meno, perché dovrei farmi comunque un'estate veramente, veramente con i paraocchi. La cosa che mi va di culo è che comunque l'anno prossimo rientro negli juniores. Gareggerei comunque con persone che più o meno all'incirca hanno gli stessi anni di allenamento miei. E questa è la situazione. Non voglio perdere ulteriore tempo a parlarvi di questa cosa in questo video. Vi lascio qui sullo schermo il mio contatto Instagram per rimanere appunto sempre aggiornati riguardo a queste cose. Ho qui in mano la scheda che vi andrò a proporre nel video di oggi. Sarà tra virgolette un circuito che andremo a eseguire 4 volte. Mano a mano che vi andrò a spiegare gli esercizi, vi farò sapere anche le ripetizioni. Sei in diretta. Questo circuito prevederà 7 esercizi, però prima di iniziare andremo a eseguire un decente riscaldamento, come sempre. Abbiamo detto che questo circuito lo andremo a proporre per 4 volte. Andremo ad alternare su determinati esercizi e vari tipi di impugnatura o vario proprio esercizio in sé. Iniziamo subito magari con delle trazioni, presa prona, andiamo a fare 10 colpi. Chiaramente ragazzi specifichiamo che gli esercizi andranno fatti tutti di seguito. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors. In the place to feel the tears, the place you lose your fears. Yeah, reckless behavior. A place that is so pure, so dirty and rough. In a better day, better day, better day. Passiamo ora al secondo esercizio che riguarderà le spalle. Andremo a fare dei piegamenti con le gambe elevate. Sarei andato a proporvi una verticale appoggiata a qualcosa, andando poi ad eseguire dei piegamenti appunto per coinvolgere le spalle. Purtroppo è un esercizio avanzato, non per tutti, e quindi ho trovato una variante a questo esercizio. Cerchiamo un appoggio medio elevato in cui appunto andremo ad appoggiare i piedi in questo modo. Simuliamo una sorta di military press. In questo caso ora andiamo ad eseguire 15 colpi. It's a paradise and it's a war zone.
Passiamo ora al terzo esercizio. In questo caso andiamo a fare gambe, dei semplicissimi e banali squat. 30 colpi credo che possano bastare. Quarto esercizio del primo giro. Andiamo a eseguire dei piegamenti con i piedi in appoggio. Poi al secondo giro la variante sarà appunto coi piedi per terra. In questo caso almeno andiamo a coinvolgere maggiormente il petto alto. Ci teniamo qui sulle 15 ripetizioni. Ok ragazzi, passiamo ora al quinto esercizio. Quinto esercizio, richiamiamo ancora le gambe. Andiamo a eseguire degli affondi bulgari. Quindi troviamo magari una strutturina, una sbarra che ci permetta di avere un'altezza media dove appoggiare una delle due gambe. E andremo a eseguire 12 colpi per gamba. So we'll piss off the neighbors, in the place that feels the tears, the place you lose your fears, yeah, reckless behavior. A place that is so good, so dirty and wrong. Passiamo ora al sesto esercizio, classiche dips, 15 ripetizioni, credo che possano bastare. Settimo e ultimo esercizio, addominali. In questo caso ci va bene che abbiamo questa strutturina che ci permette di fare dei crunch, creandoci anche una sorta di dislivello per enfatizzare il lavoro. Qua andiamo a fare 15-20 colpi, insomma, sensazione. Per quanti se ne hanno? Primo giro lo abbiamo terminato. Buono. Primo giro del circuito terminato. Prendiamoci 5-6 minuti di recupero. Non preoccupiamoci, è molto intenso questo allenamento e il nostro corpo ha bisogno di recuperare, anche perché per chi magari come me non ha tanto fiato, muore subito. Partiamo or dunque col secondo giro del circuito. In questo caso per il primo esercizio abbiamo una variante, stessi colpi rispetto a prima, ma la trazione non sarà più presa prona, ma la eseguiremo in presa supina. Siamo al quarto esercizio, anche qui variante. I piegamenti prima li abbiamo visti con la versione in appoggio elevati. In questo caso li andremo a eseguire coi piedi per terra. Classici piegamenti. Ok, settimo e ultimo esercizio, anche qua vediamo una variante, addominali li abbiamo fatti prima alla struttura, in questo caso, scusate ragazzi, sono morto, in questo caso andremo a eseguire addominali alla sbarra, vedete voi se farli in maniera più tranquilla, magari portando le ginocchia verso il busto, o altrimenti un modo più avanzato, portare proprio le punte dei piedi verso la sbarra, non riesco nemmeno più a parlare. We'll be right back.
spirit in the air saying let her go. A constant steady draw guides me like a flare so bright and bold, pulling me back home. Oh, 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 oh. Anche il secondo giro lo abbiamo fatto. Terzo giro, ragazzi, sarà identico al primo. Sempre stesse ripetizioni e stessi esercizi. Mentre il quarto uguale a questo. Abbiamo detto quindi 4 giri per concludere questo full body workout fuori dagli schemi, quindi fuori dalle palestre. Per noi bodybuilder è molto difficile affrontare queste cose per una questione di fiato. Poi magari è solo il mio caso, ma ragazzi, io proprio a livello di cardio zero. Ora mi riposo un attimino, il mio amico qua che mi inquadra si allena un po' anche lui, non lo disturbiamo. Come sempre ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, commentate qua sotto se volete vedere un altro video di questo genere, perché comunque sia ora arrivando anche l'estate e tutto, il tempo è bello, si può uscire, ci sta comunque allenarsi anche all'aria aperta. E noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Proviamo un muscle up, là. Anche se non sono proprio buono. Niente raga, dovrò imparare un po' di calisthenics da qualcuno. Non dimenticatevi ovviamente di iscrivervi al canale YouTube.